Ciao, come state? Bene, eccoci. Come va? Allora, eccoci qui, Alessandro Borghi, Luca Marinelli, migliori attori protagonisti e quindi Nastro d'Argento per Otto Montagne. Come vi sentite? Parti Luca, parti. No, guarda tutti i microfoni. Come ci sentiamo? Ci sentiamo come due che hanno vinto un premio, quindi felici, molto grati, abbastanza sorpresi come al solito, perché che se ne dica, uno un premio non se l'aspetta mai. A meglio quando se l'aspetta Ponopia, quindi di solito funziona così. E quindi siamo felici che il percorso del film sia stato così lungo, così profondo, così carico d'amore, veramente, no? Se pensiamo a Cannes a maggio scorso, siamo ancora qui a parlare del film e ne parleremo ancora, perché adesso per fortuna ci sono tutte le arene estive, la gente che verrà, insomma, è un modo molto bello di condire un'esperienza che già soltanto l'esperienza in sé, insomma, bastava e avanzava per farci felici. Quanto è importante questa storia oggi? Sì. Ma penso che sia una storia molto importante perché parla di una declinazione dell'amore, quindi l'amicizia come declinazione dell'amore. E per noi è stata importantissima perché ci siamo ritrovati dopo tanti anni e spero che anche per il pubblico, per le persone che l'hanno visto, sia stato un momento bello, importante. Cosa è piaciuto al pubblico? Ah. Ma allora... Innanzitutto il successo, cioè i numeri del film sono stati sorprendenti per tutti noi, soprattutto partendo dal tipo di film che Felix e Charlotte avevano deciso di fare, e ci tengo a dire, una libertà fuori di testa. Forse è proprio per quello, perché quando tu non pensi troppo a voler piacere al pubblico, alla fine il pubblico ti vuole bene. E hanno fatto un film libero, un film che non aveva niente a che fare con nessun tipo di algoritmo o di scelta paracula, un film che parlava di amore, che parlava di due persone che cercavano in qualche modo di capire se potevano stare lontane e non ce la facevano, parla della gestione dell'affetto, che è una cosa importante, e quindi l'unica cosa che mi viene da dire è che io da spettatore, quando vedo il film, ci ritrovo tante cose che hanno avuto a che fare con la mia vita, e quindi si innesca un meccanismo empatico, e io sono abbastanza sicuro che quando si riesce ad entrare nel mondo dell'empatia, il cinema ha sempre qualcosa di grande da portare indietro, insomma. Grazie. Grazie.